14 novembre 1951. Nel Polesine, il Po, gonfiato da giorni di pioggia incessante, esonda e travolge tutto. L'alluvione provoca 84 morti e più di 180.000 senza tetto. Da tutta l'Italia arrivano volontari a portare aiuto. Anche il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, visita il Polesine a due giorni dalla devastazione.